buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti. Da oggi parte, diciamo, inizia il percorso di comunicazione della sostenibilità, del team di sostenibilità. Inizia il percorso di comunicazione di quello che il team di sostenibilità si è costituito poco meno di un anno fa, in Andriani, ha messo su come attività, sta portando avanti quali saranno i progetti futuri. Approfitto per presentare a tutti, quindi la nuova collega che supporterà che entra nel team di sostenibilità, che si occuperà di comunicazione, di quello che la sostenibilità farà, fa e farà, sia al team di comunicazione verso esterno, marketing e a tutti noi. Quindi questo sempre nell'ottica della trasparenza più totale, dell'informazione più totale. Perché la sostenibilità, come vedremo, per Andriani è una struttura trasversale a tutte le funzioni e quindi tutti devono essere costantemente informati su quello che si sta facendo. La sessione di oggi si dividerà in due macro fasi. La prima relazionata da Filippo su quello proprio che cos'è la sostenibilità Andriani, cosa è stato fatto, cosa si sta facendo, quindi cosa si pensa anche di fare. La seconda sessione sarà relazionata da Francesca, che ringrazio per la sua presenza, e da tutto il gruppo di PwC che ci segue da remoto, nel nome di Roberto Talano e Danilo Andriani. Quindi adesso lascio la parola a Filippo e poi esceremo tutta l'incontro. Beh, un grande ringraziamento anche da parte mia, ci tenevamo molto a inaugurare, insomma, questa parte di comunicazione di temi che non devono rimanere ad uso e consumo di poche persone, perché è giusto condividerli, è giusto che tutti ne siano consapevoli, anche perché proprio è un tema di sostenibilità, quello di remare un po' tutti quanti in una unica direzione. Sostenibilità, me l'avete chiesto da quando ho iniziato a circolare tra di voi, più o meno due anni fa. Ma che cos'è la sostenibilità? Che cos'è? Chi sei? Ho continuato a chiedermelo anch'io tuttora, devo dire. Lo so, ma qui è così. E quindi ho cercato di impostare questa presentazione, questi 40 minuti. Andamenti su una presentazione iniziale veramente ampia sui temi di sostenibilità e poi perché l'azienda li sta portando avanti con gli obiettivi. La comunità scientifica, partiamo da lì, agli inizi degli anni 70, ha iniziato un attimo ad accendere qualche allarme, a cercare di farlo passare ai vari governi, alle varie istituzioni, perché i dati non erano quelli attesi, non erano molto positivi su che aspetto, in particolare sul cambiamento. E quindi hanno cercato di porre l'interesse su questi temi veramente sotto l'occhio delle istituzioni, che però ci hanno messo più o meno 17 anni a rendersi conto che qualcosa andava fatto. E quindi abbiamo nel 1987 la definizione, se proprio ce n'era bisogno, adesso capiremo, di che cos'è lo sviluppo sostenibile attraverso il rapporto Brundtland. La Commissione Mondiale di Ambiente e Sviluppo si riunisce nel 1987 e definisce la sostenibilità, quell'area comune rispetto a tre macro tematiche, quella di inclusione sociale, quella di tutela ambientale e quella di crescita economica, e definisce poi effettivamente lo sviluppo sostenibile come la capacità da parte della nostra generazione, quindi quella attuale, di usufruire di un bene senza però poi compromettere la possibilità dei nostri figli, dei nostri nipoti, quindi di chi verrà dopo di noi, di utilizzare la stessa materia prima. A livello di excursus poi storico, ecco, il 1987, lo studio Our Common Future con la definizione di sviluppo sostenibile. 12 anni dopo, Davos in Svizzera, Kofi Annan definisce il Global Compact delle Nazioni Unite e che quindi prendono veramente atto di quelle che sono le tematiche rispetto al
cambiamento climatico in particolare, e definiscono l'anno successivo dei macro obiettivi, MDG, obiettivi di sviluppo del millennio, da raggiungere per far sì che in parallelo sia i paesi industrializzati sia i paesi in via di sviluppo arrivino a traguardare degli obiettivi molto generali. Purtroppo però questo primo esercizio non ha dei buoni risultati, perché gli obiettivi erano comunque molto ampi, non avevano dei traguardi da raggiungere, per monitorare l'andamento di questi obiettivi, e quindi aspettiamo circa 15 anni per la definizione del programma Agenda 2030, questo piano strategico di attuazione per il benessere delle persone, del profitto e del pianeta. Bene, dicevamo al volo, Agenda 2030, l'istituzione, la definizione di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, d'ora in poi per brevità li chiamerò SDGs, che appunto cercano di dare obiettivi misurabili e da traguardare appunto entro il 2030 per dare un cambio, quella che avevamo detto, non essere l'attenzione in particolare della comunità scientifica su alcuni temi che di fatto non avevano risultati positivi a quel momento. La base però, come dicevamo, è la crisi climatica. Ecco, qui c'è una serie di vignette che mostra come l'attenzione per il Covid, che purtroppo abbiamo vissuto e speriamo di non ripetere chiaramente, ha avuto un impatto importante, purtroppo, sulla nostra società, ma non si deve sottostimare l'impatto ben purtroppo più ampio che potrà avere appunto la tematica del cambiamento climatico. Questa è un'altra slide che riproduce la stessa dinamica, cioè della gente che è preoccupata appunto di quello che speriamo sia definitivamente passato. Non si rende conto di quello che sta per arrivare. Ultima vignetta della tematica da The Guardian. E quindi la definizione, il cambiamento climatico è definito come uno dei maggiori rischi per la società globale. E quindi questo fa sì che tutte le organizzazioni debbano mettere al centro la sostenibilità, al centro appunto della strategia aziendale. Ecco perché siamo qui oggi a parlare un po' a tutti quanti, i protagonisti dell'attività aziendale, di quello che è questa tematica. Ulteriore grafico a conferma, ahimè, di quello che vi dicevo. Ecco, qui c'è un andamento di quelle che sono le curve di mitigazione della CO2. Scenario 2 gradi centigradi al 2100. Quando vi parlavo della comunità scientifica, è stato acclarato che dovremmo essere in grado di non andare oltre i 2 gradi centigradi come temperatura media. Perché? Perché questa soglia è quella entro la quale l'attività umana, per quella che percepiamo e conosciamo, è in grado di proseguire. Se di qui a 2100 o anche insomma oltre questi 2 gradi saranno superati, probabilmente ci sarà tutta una serie di eventi climatici che porteranno a catastrofi, e quindi quello che conosciamo purtroppo da parte di film apocalittici potrebbe, ahimè, verificarsi. E quindi per far ciò, vedete, fino al 2020 è riportata la curva reale delle emissioni di CO2. I momenti di declino corrispondono a delle crisi economiche fondamentalmente, e che quindi hanno avuto un effetto diminutivo. Per arrivare, come dicevamo, al 2100, quindi in grado di garantirci la pensione, ecco, di viverla più o meno decentemente, entro quella soglia di 2 gradi, dovremmo dare questo livello di decremento delle emissioni di CO2. E questo livello di decremento, come è stato calcolato? È stato calcolato essere pari ogni anno di qui ai prossimi 80 anni del 5%. Questo 5% che cos'è? È proprio il decremento avuto quest'anno, registrato quest'anno finora a causa del coronavirus. Che cosa stiamo dicendo? C'è bisogno di spegnere il mondo una volta l'anno per i prossimi 80 anni per garantirci la sopravvivenza? Riflettiamo.
appunto, la frase finale, la domanda finale, se una cosa del genere è possibile o meno. Ritorniamo un attimo ai 17 SDGs, perché come vedremo la nostra azienda si è impegnata a sottoscrivere questo patto con Global Compact delle Nazioni Unite, quindi rendicontare ogni anno lo stato di avanzamento per il raggiungimento di questi obiettivi al 2030, obiettivi che impattano sulla prosperità, sul pianeta, sulle persone e sulle buone pratiche. Ancora una volta, e concludo la parte iniziale, l'importanza sui temi, sugli SDGs che impattano sull'ambiente è massima. Questa rappresentazione, chiamata appunto la torta nuziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dimostra come solo con basi solide tutti gli altri obiettivi poi possono essere traguardati, ma di fatto prioritario è l'interesse per il pianeta. Una piccola panoramica su quello che, rispetto ai temi di sostenibilità, è l'impegno delle dichiarazioni di intenti, sia delle aziende che degli italiani. Dato come tre quarti, insomma, delle emissioni di gas serra imputabili alle attività produttive, vediamo come, con il verde un po' più chiaro, c'è le risposte delle imprese e beni di consumo, quindi anche la nostra realtà. Su domande a scelta multipla, la percentuale diciamo crescente, anzi decrescente, è sulla, su azioni, adozioni di comportamenti per ridurre l'impatto ambientale, fino poi ad arrivare a investimenti di processi di economia circolare. Quindi le aziende italiane ad oggi sono orientate su questi temi quando si parla di sostenibilità. Accanto, nella parte destra della slide, vedete come c'è un rapporto tra quanto importanti siano le attività intraprese di sostenibilità da parte delle aziende e il loro rispettivo incremento di produttività, recuperato come valore aggiunto, sì. Quindi dal 5% di chi è un'azienda lievemente sostenibile a chi è altamente sostenibile arriva ben al 10%. Poi vediamo anche qui, dal 2011 al 2019, come la previsione da parte delle imprese di fare investimenti ecosostenibili. Nel 2011 le risposte medie portavano poi a un risultato del 14,3%, nel 2019 il 21,5%, quindi la sensibilità su questi temi è accresciuta. La fonte è Nomisma 2019 di questi dati, Nomisma per Istat. Poi, appunto, focus sugli italiani. Il 24,3%, quindi il quarto rimanente delle emissioni di gas serra, è imputabile alle famiglie. Ad oggi, dei sondaggi ci dicono come i tre temi più importanti per noi italiani siano la disoccupazione, le tasse e l'ambiente, in ordine di importanza. Questo stesso questionario, in previsione 2050, porterà ad avere un ribaltamento di interesse rispetto a questi temi, e il tema ambiente sarà prioritario. Nell'ultima parte della slide vediamo percentuali indicative su quello che gli italiani fanno come azioni quotidiane per la differenza, per fare la differenza, e nell'ultima slide, quella che, se vogliamo, dal livello aziendale ci interessa un po' di più, è mostrato come l'attenzione all'ambiente guidi le scelte di acquisto del 36% degli italiani. Praticamente quando si va a fare la spesa è importante. Il 92% degli italiani ci dice che presta attenzione a luoghi sulla sostenibilità ambientale o hanno maggiore considerazione per i prodotti ecocompatibili. Quindi tutto questo ci fa arrivare a bomba sulla nostra realtà. Questa slide io la presento sempre quando mi viene data la possibilità di partecipare a presentazioni, webinar ed altro. So che la conoscete bene e in maniera non ruffiana ma sentita, mi permette di ringraziarvi in ogni momento in cui la presento e anche adesso, perché voi siete direttamente impegnati ogni giorno a garantire quegli standard di produzione, e sono anche quegli standard di produzione, quei livelli, che possono permetterci di iniziare ad agire sui temi che abbiamo visto essere molto importanti, direi determinanti per il nostro futuro, quindi ci permettono di affrontare i temi di sviluppo sostenibile come azienda.
cosa sta facendo adesso di concreto effettivamente l'azienda su questi temi? Come vedete in questa slide è riproposto il modello di business della nostra azienda, che dà subito uno spaccato di tutto quello che è portato avanti, tra cui ecco il tema della responsabilità sociale d'impresa, cioè l'impegno a essere una realtà più trasparente possibile e che debba agire proprio per garantire quell'equilibrio che dicevamo tra sviluppo economico, crescita economica, impatto sull'ambiente e inclusione sociale, riproposta in quest'altra slide, di cui poi ritrovate i punti chiave rispetto alle varie attività che portiamo avanti. Come vi dicevo, da 2 anni aderiamo al Global Compact delle Nazioni Unite, abbiamo una nostra sottopagina all'interno del sito del Global Compact e ogni anno ci è pubblicata la nostra Communication on Progress, proprio la conferma di come l'azienda sta portando avanti queste tematiche. E poi l'avrete visto sicuramente, continuerete a vederlo perché è un documento che verrà aggiornato ogni anno. Parliamo del bilancio di sostenibilità. A settembre, molto probabilmente, ci sarà un evento aziendale che prevederà l'inaugurazione dello Smart Building e anche la presentazione della nuova versione 2019 del bilancio di sostenibilità, che si chiamerà quest'anno Rapporto di Sviluppo Sostenibile, proprio per confermare ancora di più come l'azienda sia impegnata a traguardare quegli obiettivi che dicevamo. Oltre al bilancio o al rapporto che dicevamo di sviluppo sostenibile, c'è uno strumento che abbiamo attivato da novembre, ottobre dell'anno scorso, che guida dall'alto un po' tutte le attività e i progetti che l'azienda sta portando avanti rispetto a tutte le aree tematiche, un piano strategico di sostenibilità, che quindi dettaglia, come vedete, ogni tipo di nuovo investimento, nuovo progetto, nuova iniziativa rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile, che di fatto diventano la matematica per noi, cioè quel linguaggio comune e comprensibile ad ogni latitudine. L'economia circolare. È chiaro che l'ideale sarebbe azzerare tutti gli scarti e i sottoprodotti derivanti dal nostro processo produttivo, ma qualora questo è impossibile ottenerlo, pensare a come dare nuova vita ad alcuni scarti della nostra produzione, ad alcuni sottoprodotti meglio della nostra produzione, può essere raggiunto, esempio, attraverso la formulazione di una nuova ricetta per il pet food. O, stessa cosa, rispetto a una materia di scarto derivante dalla prepulitura di una materia prima, esempio, il grano saraceno. Grazie a degli studi scientifici dell'Università degli Studi di Bari, la Facoltà di Chimica, è stato definito, insomma, come la punta di grano saraceno contenga al suo interno della cellulosa, che è estratta in alcune particolari tipologie e lavorazioni, può permettere un utilizzo in bioedilizia di un componente che ha circa 10 volte la resistenza del legno. Quindi sono tutte tematiche importanti su cui è bene, insomma, continuare ad andare avanti. E poi iniziamo a parlare di un piano ancora più articolato che, come vedete, è traguardabile di qui a 3-5 anni, cioè quello di diventare uno stabilimento a emissioni zero. Questo risultato lo si può ottenere, si può pensare di ottenerlo, con una serie di investimenti che si incastreranno tra di loro come delle tessere di un puzzle per arrivare proprio a quell'obiettivo. L'obiettivo di emissioni zero da fonti fossili. Perché dico questo? Perché il primo tassello è il trigeneratore che, insomma, dopo tanto è stato effettivamente collaudato con risultati positivi negli scorsi giorni. E questo è un sistema che, utilizzando il metano ancora da fonte fossile, ci permetterà di avere una buona quota parte di autoproduzione dell'energia elettrica finalizzata ai nostri consumi. E poi anche ci darà la possibilità di avere
energia termica e energia fredda, appunto, per i nostri, per le nostre produzioni. Ma non è solo questo, come dicevamo, è tutta una serie di altri investimenti, di cui speriamo entro quest'anno, ma più probabilmente entro l'anno prossimo, il fotovoltaico come copertura dei nostri stabilimenti, che quindi ci darà una quota parte aggiuntiva per l'autoproduzione di energia elettrica. Poi, qui non è raffigurata, ma è in studio, in fase di studio, una caldaia biomassa, che utilizzando come input sottoprodotti cippato di natura forestale, è in grado poi di darci quell'altra quota parte di energia termica. Gli ultimi due progetti che vedete qui sono quelli forse ancora più sfidanti, che in parte modificheranno quella che è la nostra attuale conoscenza dell'azienda in quanto produttrice di pasta, nel senso che continueremo chiaramente a produrre pasta, ma ci sarà anche la produzione di alga spirulina in serra. Questa nuova materia prima rientrerà probabilmente, anzi certamente, nella produzione di pasta come ingrediente, oltre che è possibile ipotizzare una vendita tal quale di questa stessa materia prima, che così ad occhio è quotata circa 500 euro al chilo sul mercato online, quindi valutiamo, cioè, può aver senso farlo. E poi l'impianto di biometano. Ecco, questo è un investimento ancora più importante, l'ultimo che, per come è prospettato, ci permette di arrivare a quell'obiettivo di emissioni zero da fonti fossili. L'impianto di biometano ha tre diciamo importanti sviluppi. Il primo, anche qui, come input, cosa c'è? Ci sono gli scarti delle filiere agricole, quindi non solo i nostri, ma anche quelli ragionevolmente di tutte le realtà che si trovano in un raggio di 30 km, altrimenti inizia a diventare antieconomico e antisostenibile. Che risultato ci dà questo? Ci dà in una prima fase la realizzazione di biogas. Questo biogas, una miscela, subisce una seconda fase, detta di upgrading, purificazione, che elimina, appunto, depura il biogas della CO2, che però sarebbe di matrice organica questa volta, quindi non impattante ai fini della carbon neutrality, ma impattante perché una quota parte di quella CO2 può essere utilizzata per la produzione di spirulina. Produzione di spirulina che prevede un altro progetto di economia circolare, quello dell'utilizzo delle acque delle nostre trafile. Oltre che l'ammendante derivato da questo processo può essere utilizzato come fertilizzante per i terreni di filiera. Ultimo aspetto, la produzione di biometano liquido, per far cosa? Per il trasporto. Trasporto delle nostre merci, quindi potremmo far sì che le nostre flotte viaggino attraverso mezzi a GNL, Gas Natural Liquid. Sui progetti di filiera farò un veloce passaggio rispetto a quello che attualmente è questo tema, cioè rispetto ai temi di sostenibilità, la possibilità di monitorare il comparto ambientale di quello che è l'apporto di ogni produttore, quindi della filiera in generale, e rispetto a questo tema segnalo come l'azienda si stia muovendo per realizzare filiere sostenibili al di là del nostro continente, in particolare in Africa e in India. Adesso ci sarà un approfondimento nelle prossime slide su quello che è il progetto in Etiopia, che ha avuto l'inizio con l'avvio con una visita da parte di un nostro team verso fine febbraio, e appunto ha previsto la possibilità di studiare chiaramente la realtà etiope per arrivare all'approvvigionamento sostenibile, e capiremo perché sostenibile, di una materia prima importante, che
rientrerà nelle produzioni della nostra pasta. Questa materia prima è il TEF. Vado un attimo veloce su questo aspetto per mostrare a chi di voi ancora non sia pratico come me di TEF, che stiamo parlando del cereale probabilmente più piccolo al mondo, molto più piccolo di quello che è attualmente la quinoa. Un cereale di antichissime origini, tanto che è coltivato da circa 3.000 anni sugli altipiani dell'Eritrea e dell'Etiopia. Quando parliamo di istituire una filiera sostenibile in Etiopia per l'approvvigionamento di TEF, facendo un passo indietro nella slide, vogliamo dire che non sarà un acquisto tal quale di materia prima, ma proprio per lasciare la materia prima in una zona che è più sostenibile per la propria coltivazione, il progetto mira a scambiare conoscenze specifiche su questo tema e sulle nostre produzioni agricole, far crescere di conseguenza anche il mercato nazionale etiope, perché il TEF è alla base dell'alimentazione della popolazione etiope. Circa 3 volte al giorno è assunto, sotto forma, adesso lo vedremo, anche di ingera. E quindi i primi incontri istituzionali avuti in quel periodo con l'ente di ricerca nazionale etiope e con i vari ministri a cui abbiamo presentato la nostra realtà aziendale, parlato del progetto e ha ricevuto chiaramente la loro vera e propria benedizione e anche il loro positivo feedback. Purtroppo c'è da dire che l'emergenza sanitaria, scusate, questa è una slide simpatica che ha senso dire dopo questo, per vedere dopo questo che sto dicendo. Dicevo, purtroppo l'emergenza sanitaria e non ultima purtroppo delle lotte etniche stanno rallentando chiaramente l'avanzamento del progetto, ma cosa più importante, stanno creando problemi importanti alla nazione. E questo è l'ingera, questa, come dire, pane base, ecco, dell'alimentazione derivato dal TEF, molto molto particolare chiaramente, e loro poi assumono anche in questo modo molto colorato con tutta una serie di spezie vegetali e carni. Abbiamo avuto la possibilità poi di concludere questa visita di lavoro, ma in realtà chiaramente è stata un'esperienza al di là solo dell'aspetto lavorativo molto importante. Abbiamo avuto possibilità di concludere questo momento appunto in Etiopia con una visita di quelle che sono le loro realtà di coltivazione, quindi le loro realtà rurali. E ci siamo chiaramente resi conto di come quello che dicevamo prima, la coltivazione arcaica è dimostrato da queste foto. Quindi raccolta con falcetto, mietitura, grazie al lavoro dei cari cuori. Slide, ferma, ecco, comunità rurali, abbiamo avuto modo di visitare una realtà che sorge su un appezzamento, un'estensione di terriera di circa 600 ettari, su cui ci è stato spiegato vivono 600 famiglie, altrettante famiglie, quindi una famiglia mediamente composta da 5-8 persone, nel minore dei casi stiamo parlando di 3.000 persone. Cosa significa fare una filiera sostenibile in una realtà di questo tipo? Significa pensare a come cercare di aumentare le loro rese, aumentare anche le loro conoscenze, senza però stravolgere la loro tradizione, il loro stile di vita. Queste 3.000 persone stimate vivono tutto l'anno in questa realtà rurale e di fatto lavorano tutto l'anno il terreno, o comunque lo predispongono per quello che durante l'anno è la rotazione TEF-CECE. Ecco, pensare di entrare lì con un livello di meccanizzazione molto spinto, molto elevato, potrebbe essere veramente controproducente, oltre che, direi, non etico in questa prima fase. Per cui abbiamo deciso di entrare, come si suol dire, in punta di piedi in questa realtà, presentare dei primi aiuti di meccanizzazione sotto forma di piccoli strumenti da noi utilizzati 50 anni fa,
che però dobbiamo traslare in quella che è la loro realtà attuale, non molto dissimile, proprio per garantirgli un minimo aiuto, una minima modifica di quelle che sono le loro condizioni attuali, che poi potrebbero essere implementate. Chiaramente abbiamo avuto modo di donare alcuni gadget aziendali alla popolazione locale, e qui in ultima analisi quello che vi dicevo, quello che ci proponiamo di fare con questo progetto, sperando insomma che tutto per l'Etiopia torni ad essere tranquillo di qui a pochissimo. Quindi prima meccanizzazione, anche una fase di immagazzinamento, la crescita della resa e analisi di laboratorio, quindi anche condivisione di quello che può essere per noi avere garantita tutta una serie di analisi che poi ci portano in casa la materia prima migliore per i nostri prodotti di plastificazione. Gli altri progetti al volo che insomma conosciamo già rispetto al tema del benessere dei dipendenti, il bike to work, la mobilità sostenibile, il programma di educazione per le scuole, Andrian Education, e l'Arts Academy, il corso propedeutico di arti espressive destinato a tutti i figli dei nostri dipendenti. E poi, sempre in tema di sviluppo sostenibile, di SDGs, parliamo dell'apporto che il luogo in cui ci troviamo dà al raggiungimento di questi obiettivi. Lo smart building, la nuova palazzina uffici, prima ancora di diventare completamente stabilimento a zero emissioni, già di per sé, quando insomma non moriremo più di freddo, non avremo più altre problematiche, lo smart building già di per sé è una costruzione in quanto zero, e quindi impatta positivamente sugli obiettivi di sviluppo sostenibile collegati all'ambiente, ma anche a quelle tematiche che abbiamo visto riferirsi ad altre attività come il benessere e lo sviluppo delle realtà sostenibili. Ultimo progetto che vi presentiamo oggi, non è detto che domani non ne sorga un nuovo, e quindi poi faremo una nuova riunione, ma l'ultimo progetto è quello su cui l'azienda con molto interesse insomma, ha dato mandato di proseguire questa strada, è quello che porterà l'Andriani S.P.A. a diventare azienda benefit, il primo passo, capiremo che cosa significa, quindi avere un cambiamento dello statuto e una nomenclatura diversa, Andriani S.P.A. sì, ma poi società benefit. Non iniziamo a ragionare diciamo, tastando le tasche che rimarranno più o meno quelle attuali, però società benefit significa che nel proprio statuto appunto l'azienda farà menzione di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere proprio nello sviluppo sostenibile, quindi non solo per condividere i benefici con tutti gli azionisti, ma con tutti gli stakeholder in questa volta. In che modo? Beh, come stavamo dicendo, cercando di raggiungere quegli obiettivi di sviluppo sostenibile che danno un benessere a tutti quanti. Il primo passaggio sarà questo, perché poi, probabilmente entro il prossimo anno, l'obiettivo di seguire un piano di questo tipo non è solo fermarsi a cambiare la forma giuridica, ma è diventare una delle 100 realtà italiane certificate B Corp. Cosa significa questo? Passaggio ancora più sfidante. C'è uno strumento che stiamo iniziando a utilizzare che ci darà proprio modo di entrare nel dettaglio delle nostre attività. Parliamo di spacchettare l'azienda per aree tematiche ed entrare nel dettaglio di ognuna di queste con delle risposte precise rispetto a quello che attualmente facciamo. Le risposte così formulate non solo ci daranno un punteggio in base al quale capiremo se abbiamo possibilità da subito di diventare azienda certificata di Corp, ma questo punteggio e soprattutto il feedback di queste risposte ci darà un piano di lavoro che ci permetterà di migliorare quegli aspetti migliorabili, ed è migliorabile tutto. Tutto. Quando parliamo di benefit, è chiaro che ci viene subito in mente quello che la busta paga noi, a Gravina in Puglia, rispetto alla realtà che ci circonda, abbiamo. Ma posso garantirvi che proprio ieri, che abbiamo
faccio l'esempio chiaramente sul tema benefit, ma così sarà su tutti, sul tema ambiente, piuttosto che sul tema di rapporto con i clienti. C'è la possibilità di capire dove siamo e come potremo migliorare, proprio perché sicuramente al momento impattiamo in una percentuale che non può che essere in crescita su questi temi. Quindi a breve molti di noi saranno chiamati a dare il proprio feedback rispetto a delle aree di interesse su cui attualmente lavoriamo, e non dobbiamo aver paura di dare delle risposte chiaramente reali che non siano il massimo della performance, perché questo strumento ci permetterà, in base appunto alle nostre risposte, di darci dei piani di sviluppo su questi temi. Quindi ci auguriamo davvero che tutto quello che accadrà di qui nei prossimi anni sia anche su questi temi assolutamente positivo. Io ho terminato. Questa ultima slide mi permette di ringraziare tutti i vari partner che abbiamo a seguirci su questi temi, e non lascio la parola a Francesco e Roberto sul tema del progetto di Food Trust, che appunto ci racconteranno molto meglio loro adesso. Grazie ragazzi. Buonanotte.